Il Teatro Marrucino di Chieti ospiterà nei suoi spazi rinnovati anche la prosa. I nomi Placido, Haber, Gullotta, Argentero, Pagliai, Gassman, Pasotti e gli omaggi Anton Giulio, Maiano e Nicola Piovani. La recente scomparsa di Federico Fiorenza ha lasciato un vuoto, ma anche un lavoro già in parte impostato ed ereditato oggi dal nuovo direttore artistico, Davide Cavuti. Il grosso problema era di trovare il nipotino, l'erede, cioè uno che si prendesse carico di continuare su quella strada lì. Siamo stati fortunati, lui dice che siamo stati anche bravi, non lo so, però continueremo sulla linea di Federico Fiorenza. L'obiettivo è il sold out. Abbiamo tenuto i prezzi estremamente concorrenziali perché vogliamo che tutti vengano a vedere questi artisti. Tornando agli omaggi, il ricordo di Anton Giulio Maiano, ma anche il progetto futuro. Siamo felici all'interno della stagione di prosa di avere un focus dedicato a questa grande personalità teatina che vogliamo appunto ricordare. È stato istituito negli anni passati, tanti anni fa, un premio che noi vorremmo assolutamente nell'imminenza riportare agli antichi fasti per avere un punto di riferimento per la televisione, per il cinema, appunto per la sceneggiatura, con un premio dedicato a Chieti. Un cartellone connotato dalla grande qualità degli artisti, degli interpreti che vi prenderanno parte, dalle compagnie che sono di altissimo livello, faccio riferimento agli attori Leo Gullotta, Ugo Pagliai, Paola Gassman, Michele Placido solo per citarne alcuni, e poi da un binomio vincente secondo me, che è quello grandi testi dei grandi autori e riallestimento in chiave moderna di alcuni di essi, in questo caso mi riferisco per esempio al Romeo e Giulietta di Ugo Pagliai e Paola Gassman rivisitato da Babilonia Teatri. La letteratura è in primo piano in questa mia prima stagione qui al Teatro Marrucino. Ringrazio il CDA e l'intera amministrazione di aver accolto favorevolmente la mia proposta. Credo che è importante mettere in scena spettacoli partendo da testi molto significativi. Quello di Remo Rapino, non lo scopro io, è un testo meraviglioso. Liborio, da quando è uscito quel libro, vive con noi, accanto a noi, anche accanto a me, e quindi ho voluto metterlo in stagione, una prima nazionale che parte da Chieti, quindi Chieti deve essere anche momento per mettere in campo le prime assolute, e accanto a questo anche altri testi.